All'ospedale di Corigliano manca la tachipirina per i bambini. A Serra San Bruno c'è una sola ambulanza e se due macchine si scontrano il medico deve decidere chi caricare in barella. Questa è la sanità calabrese, ridotta all'osso. In Calabria una politica irresponsabile di sprechi e di malaffare anche nella gestione della sanità ha legittimato ed accelerato gli effetti delle politiche di austerità, quelle volute dall'Europa, l'Europa dell'euro. I tagli dei governi nazionali hanno portato il bilancio regionale da 3,6 miliardi del 2010 a 3,2 miliardi di oggi. Sono spariti ben 400 milioni in 4 anni. Sono stati chiusi circa la metà degli ospedali e cancellati i servizi di base. In compenso le tasse regionali sono salite al massimo e non sono stati rimpiazzati oltre 3.500 dipendenti andati in pensione tra medici, infermieri ed OSS. Corsie e reparti scoppiano, i posti mancano e a Cosenza, per esempio, 3 medici hanno avuto un infarto per stress da lavoro. A Vibo Valentia i turni sono massacranti come altrove e la medicina di Reggio Calabria sembra un accampamento di sfollati. In alcuni posti TAC e altre semi importanti hanno attese di oltre un anno. Queste cose ve le posso raccontare perché le ho viste con i miei occhi. Abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo preso atto di una serie di possibilità e abbiamo voluto sollevare una serie di problematiche. Il ridimensionamento del mio reparto è che io, in seguito alla carenza di anestesisti, probabilmente dal 1° luglio a fine agosto io potrò fare soltanto. Dopo di me c'è il vuoto, dopo del dottore c'è il vuoto, perché non c'è stato il ricambio generazionale. Ah, non si sono fatte vedere nemmeno le conferenze. Bravo, assolutamente. Sono danni incalcolabili. Quindi è un problema serio, un problema molto serio. Da mesi noi del Movimento 5 Stelle stiamo girando la Calabria per fare ispezioni nelle varie strutture ospedaliere. In questa situazione anche il parto diventa complicato. Terapie intensive e trasporto neonatali non sono stati ancora messi a regime. Si continua con i tagli e nascere può significare morire. Questo può avvenire solo in un paese e in una regione come la Calabria in cui pesa il grande silenzio della politica, che ha accettato le imposizioni senza fiatare, fiutando invece il grande affare del piano di rientro, che ha permesso consulenze da 600 euro al giorno ad un revisore dei conti all'ASP di Reggio Calabria, nonostante la presenza di un revisore generale, la multinazionale KPMG, che alla regione Calabria costa 3 milioni all'anno. Spendi e spandi, ma nessuno sa, a partire dal governo, dove sono finiti i 393 milioni di euro dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, usciti dalle casse e rimasti senza tracce. Questo business del commissariamento deve finire, subito, e vanno presi dei giovani laureati per la verifica dei conti.